Dunque Gianfranco, innanzitutto in questa bellissima location ci si incontra alla manifatturata Bacchi, ospiti della Film Commission. Eh sì, un luogo creativo, insomma. Che ispira anche, ho visto tanti giovani al lavoro, c'è fermento. Sì. Come ti sembra la situazione? Partiamo subito con i piedi nel piatto. Come ti sembra la situazione del cinema in Sardegna? Sicuramente in grande evoluzione, perché sono molto aumentate, direi proprio in maniera esponenziale, sia le produzioni che scelgono la Sardegna come set, ma soprattutto il cinema fatto da autori sardi con diverse provenienze, diversi approcci, diversi magari anche linguaggi, ma che, come dire, restituiscono un'immagine variegata. È un po' come il vino, cioè più sono diversi i vigneti e se sono vini buoni valgono alla stessa misura che siano Cannonau, Vermentino, Monica, eccetera. Per cui c'è un buon fermento, non ancora stabilizzato a livello proprio di leggi, di contributi, è sempre un po' un work in progress, però insomma si spera che questo fermento poi porti anche a una stabilizzazione di quello che si è messo in moto, insomma. Certo, e tra le tante iniziative c'è quella che ti vede coinvolto in prima persona con la Film Commission per creare anche quelle professionalità che servono a tutte le produzioni che arrivano in Sardegna. Sì, oramai un po' di anni che stiamo praticamente facendo i prodromi, ma più che i prodromi, veramente l'attività di una formazione sull'ambiente che a me mi riguarda molto più direttamente, venendo io dalla musica, cioè tutta la parte sonora di un film, sia dal punto di vista artistico musicale che dal punto di vista proprio della tecnica, rumori, missaggio, montaggio suono, montaggio musica, tutta la parte, diciamo, sonora di un film. E quindi stiamo facendo dei corsi che dovrebbero iniziare a diventare stabili quando finalmente avremo la sede pronta, che adesso stanno restaurando a cura del Comune di Cagliari, e quindi fare qui in Sardegna un hub in collegamento anche col Centro Sperimentale di Cinematografia, con cui già stiamo collaborando dal 2019, perché musichiamo in questi corsi i cortometraggi degli allievi del Centro Sperimentale, per cui un lavoro pratico, come lo è ogni insegnamento del cinema. In realtà sono artigiani, non è un lavoro teorico ma è un lavoro di mestiere, per cui stiamo cercando di formare dei ragazzi proprio su tutte le discipline del suono e della musica. Siamo on the road, come si dice. In progress. Ti sei laureato al DAMS di Bologna in etnomusicologia, hai collaborato con Edoardo De Filippo, tu sei regista, sceneggiatore, ma hai la musica nel sangue. Io ho iniziato come musicista, qui a Cagliari suonavo nei complessini ma studiavo anche al conservatorio, per cui poi ho fatto la prima università che contemplava un percorso di studi tutto sulla musica e mi sono laureato al DAMS di Bologna in etnomusicologia. Ho iniziato proprio a fare l'etnomusicologo in filmati di ricerca per l'Università di Roma e andavamo a fare spedizioni etnografiche un po' in giro per il mondo, soprattutto il sud dell'India e l'Oriente, diciamo Vietnam, Bali, dove c'era tutto un rapporto legato alla scoperta del teatro attraverso la danza, attraverso la musica, attraverso la ritualità. Per cui per molti anni mi sono occupato di questo. Poi, per un, direbbero gli americani, una svolta del destino, un twist of fate, ho dovuto cambiare perché non facevano mai concorsi all'università. Mi è nato un figlio e per cui dovevo cercare di quagliare. Lavoravo già in teatro appunto con Edoardo, sempre però per il teatro dell'università, il Centro Teatro Ateneo. Quindi forse anche un po' spinto da questa atmosfera creativa ho iniziato a lavorare nel cinema, ma dal punto di vista del suono. Cioè io curavo sia la presa diretta sia il montaggio del suono nel cinema industriale, è lì che sono entrato un po' a lavorare nel cinema e sono arrivato a fare il mio primo film da regista. Dopo quel film ho continuato a fare un altro paio di film, ma poi mi hanno detto: beh, oramai sei regista, mo ti tocca. Ed è stata una catastrofe, perché da fonico mi divertivo molto, insomma, mi piaceva. Era più... Era per un ragazzo, era più divertente. Hai conosciuto tutti i grandi, da Morricone a Piccioni. Sì, sono stato molto fortunato, almeno, oppure sono molto vecchio adesso, non lo so. Però
In quegli anni mi è capitato di collaborare con molti di loro e con, diciamo, la generazione successiva, che è quella di Piovani, di Piersanti. Piersanti mi è stato molto vicino anche nella progettazione del festival, che è l'unico festival che c'è in Italia dedicato alla musica per il cinema. Quindi io chiamo un regista o un musicista a ragionare su questo accoppiamento, che non è un accoppiamento proprio naturale, che non sono solo i rumori, ma è anche una musica che viene applicata a delle immagini e quindi le colonne sonore, per cui è un aspetto che mi ha sempre molto interessato, perché unisce le mie due passioni, la musica e il suono e l'immagine. E l'immagine. Disamistade, 1988, il tuo primo lungometraggio da regista, c'erano anche Massimo D'Apporto e Maria Carta. Sì. Poi nel 1997 Il figlio di Bakunin, il secondo lungometraggio, una lunga serie di documentari in Sardegna. Sono tutti belli i propri figli, ma se c'è anche La stoffa dei sogni, che sì, è tratto liberamente da una commedia, sì, di Edoardo, una, sì, pietra, sì, Edoardo, perché è una commedia La tempesta che io feci con Edoardo, solo audio, e per cui mi rimase questo testo in testa, e quando ho visto L'Asinara mi sembrava naturale pensarla come L'isola di Prospero, per cui ho costruito una storia che utilizza molti frammenti della Tempesta di Shakespeare, perché è un gruppo teatrale scalcagnato che deve mettere in scena appunto una commedia che è La Tempesta, e nel fare La Tempesta ho usato anche molte delle parole della traduzione di Edoardo, però appunto è un film originale che vedeva L'Asinara come protagonista, ma come suggestione, perché come la descrive Shakespeare è un'isola terribile e meravigliosa, quindi L'Asinara appena diventata parco c'era un po' di tutto, c'erano i cavalli selvaggi, i cinghiali, le case vuote, eccetera, quindi si prestava perfettamente a questa storia. Dobbiamo dire che si è conquistato un Globo d'Oro al miglior film con... Sì, ha vinto il Globo d'Oro, che è un premio molto importante perché è dato da tutti i giornalisti stranieri, è il premio della stampa estera, per cui ti consente subito anche di avere una prospettiva in giro per il mondo, per cui il film ha girato paradossalmente molto più nei paesi di lingua inglese, è stato molto in Inghilterra e ne hanno scritto, e moltissimo in America, perché ha fatto proprio un tour di 15 città negli Stati Uniti, è stato più volte a New York, è stato studiato dall'Università di Leeds, dall'Università di New York, perché l'adattamento di una cosa shakespeariana diventa anche universale, per cui grazie al Globo d'Oro si è accesa un'attenzione internazionale rispetto al film. A proposito, e quindi è stato, insomma, anche una, sì, vetrina sul mondo, sì, della, sì, nostra Sardegna. Perché qui aveva avuto molte candidature Davide Donatello, 9, e abbiamo vinto quello per la sceneggiatura, però il mercato italiano è molto difficile nella distribuzione, perché o c'hai un successo eclatante che più o meno è riservato o ai grossi film americani o alle commedie, e poi c'è talmente tanto prodotto, le sale sono così poche, per cui non fai in tempo a farlo crescere col passaparola, per cui poi col passaparola ho fatto molti festival, molte rassegne, in estate è andato in giro, però il risultato maggiore paradossalmente l'ho avuto all'estero, insomma. A New York, ricordo nel 2008, eravamo insieme, io da, sì, giornalista, tu da protagonista al New York Film Festival, la Sardegna ebbe un grande successo anche con Sonos e Memoria nei teatri, sì, di Broadway, anche la figura di Luigi Lai su cui stai lavorando. Sì, io adesso sto lavorando con Luigi Lai, con cui lavoro da tantissimi anni, perché io lo ricordo ancora che lo chiamai per fare la scena del ballo in Disamistade, il mio primo film, nell'88. Perché lui aveva un grosso rapporto con Maria Carta, una protagonista di Disamistade, forse la protagonista centrale come figura femminile era proprio Maria Carta, per cui ci tenevo che ci fosse un'idea della musica sarda tra Maria Carta, che canta un attitto meraviglioso in scena, e Luigi Lai che suona il ballo, dove c'è il corteggiamento dei due protagonisti, Laura del Sol e Joaquín de Almeida. Quindi già allora
Lo conoscevo, poi l'ho rincontrato nel progetto Sono Se Memoria, che è questo film muto che io ho fatto con i frammenti dell'Istituto Luce, dove poi ho chiamato una serie di musicisti a renderlo vivo e attuale, a partire da Paolo Fresu, che poi li ha coordinati questi musicisti e quindi ha guidato un po' le entrate, le uscite, ha armonizzato questa convivenza, che era una delle prime volte in cui i musicisti di estrazione jazzistica, di estrazione classica, di estrazione folcloristica intesa come tradizione, nel caso del coro di Sant'Ulussurgio, nel caso di Luigi Laio, di transizione, nel caso di Elena Ledda e Mauro Palmas, convivevano tutti nello stesso progetto a pari dignità. E quindi quello è stato uno spettacolo che abbiamo replicato in tutto il mondo. Tu ricordavi New York, ma l'abbiamo fatto a Londra, l'abbiamo fatto a Parigi, l'abbiamo fatto in Sud America, in Brasile, Argentina, l'abbiamo fatto in Nord Africa, Cartagine, l'abbiamo fatto a Singapore, l'abbiamo fatto a Mosca, forse l'ho già detto. Insomma, in quasi oramai 30 anni di... perché non lo facciamo ogni momento, ogni anno, è complesso mettere insieme tutto. Però in 30 anni di attività ha girato veramente da tutte le parti. Ogni volta è un avvenimento, perché i musicisti si incontrano solo per questo progetto, per cui c'è il piacere loro di dare il massimo, ma anche di portare tutte le novità che nel mentre li hanno contaminati o li hanno comunque sedotti, per cui è sempre nuova la musica. Sì, il film rimane quello, ma la musica si muove. A proposito di musica e di 30 anni, mi dicevi prima che stai lavorando anche alla Berchida. Sì. Tutti, praticamente tutti i jazzisti del mondo sono passati lì. Ma Berchida è un festival straordinario, veramente una ricchezza, che da 35 anni porta in Sardegna un po' il meglio della musica che si muove nel mondo, e questo grazie a Paolo, grazie anche ai suoi concerti che fa in giro nel mondo, per cui riporta a casa qualcosa che incontra in giro. E lì è nato proprio, quando io sono andato a cercarlo per Sono Se Memoria, poi lui ha detto vabbè, ma questo è un festival aperto, dai una mano, fai quello che sai fare. E quello che so fare io è un po' il cinema, per cui ho ripreso il festival più e più volte con l'idea di costruire un archivio che non era mai stato fatto, cioè quindi con l'idea di creare un bacino di riprese che fosse utile a fare un documentario anche con altri autori, per cui a disposizione una serie di riprese dove io ci ho già fatto due documentari nel corso di 30 anni, ma altri possono trovare altri stimoli, possono fare un focus su un artista piuttosto che un altro. In ogni caso sono 30 anni di concerti, di tanti musicisti fantastici che si sono esibiti in maniera anche irripetibile, perché le location del festival, che sono una grande caratteristica, cioè chiesette di campagna, monumenti, chiese, tramonti o albe. Esatto, chiese, tramonti, albe, quindi quei musicisti non sono su un palco e basta, come potrebbero essere in qualsiasi teatro, ma sono dentro un territorio che ogni volta si racconta. E quindi ho cercato di fare questo racconto, ma avendo iniziato tanti anni fa, le attrezzature nel frattempo sono completamente cambiate, per cui c'era l'esigenza di salvare e digitalizzare questo patrimonio e sistematizzare questo archivio affinché fosse accessibile, e l'abbiamo fatto grazie a un accordo con Home Movies di Bologna, che è una grossa cineteca, una fondazione finanziata dalla regione, che si mette proprio il problema di digitalizzare tutto questo materiale, conservarlo e sistematizzarlo per una nuova fruizione, per cui sono molto contento di questo. È un pezzo di vita, perché eravamo ragazzi quando abbiamo iniziato, certo, adesso siamo già un po' grandi. È diventata grande anche un'altra tua creatura a cui tieni molto e che ha un grande successo, nella bellissima Carlo Forte, Cruesa de Ma, e la figura di André che ritorna. Sì, sì.
Beh, Creusate Mai è proprio la voglia di mettere insieme queste mie due passioni, la musica e il cinema, ed è un festival dedicato proprio al rapporto tra musica e cinema, quindi invito musicisti, compositori e registi proprio per indagare su questa cosa misteriosa, cioè come una musica può aiutare o far volare le immagini e viceversa le immagini dare senso a una musica, per cui quello è una cosa da cui poi è nato anche i primi corsi per formare i musicisti, i primi corsi per formare i fonici, che poi è diventato questo progetto Campus, sostenuto sia dalla regione attraverso la Film Commission e dal Centro Sperimentale, perché era un po' uno sfizio, non ci pensava mai nessuno a mettere al centro la musica di un festival, invece è una cosa che mi riguarda ed è stato naturale intitolarlo con una canzone di Fabrizio De André, perché Fabrizio De André è un artista che mi è sempre piaciuto, ho fatto un documentario su di lui proprio perché da sardo lo considero una persona che ha scelto di essere sarda, per cui ero molto curioso di capire con chi aveva a che fare, più che il mito del cantautore, ma nel quotidiano, quindi con chi aveva a che fare ogni giorno in campagna, per i lavori di allevamento, eccetera, eccetera, e innestare tutte queste canzoni che, guarda caso, proprio il Festival Time in Jazz fa ogni anno a Lagnata come contributo e come omaggio, per cui la colonna sonora sono tutti questi concerti nel corso di tanti anni, ma il racconto è il racconto di una persona che ha scelto di essere sardo. E facendo un festival a Carloforte, che è una, come dire, un enclave ligure, dove si parla ancora il genovese, dove è forte il rapporto con la lingua, con le tradizioni, chiamare Creusate Mai era naturale, non tanto oltre che per fare un omaggio a Fabrizio De André, ma anche per ricordare, perché vuol dire stradina che scende al mare. Noi facciamo proprio un concerto al tramonto davanti al mare, dove si arriva facendo questo sentierino, che è una Creusate Mai, praticamente. Molto bello, molto atteso. Sì, sì, quindi è molto, diciamo, è stato un accoppiamento felice di cui sono contento. È molto atteso perché in Italia non ci sono altri festival dove si ragiona del rapporto musica e cinema. Se ci pensiamo, metà di un film è suono. Sì, e quindi, insomma, anche noi quando nasciamo facciamo 9 mesi dentro la pancia, la prima cosa che sentiamo sono i suoni, poi vediamo. Cioè, esatto. Quando usciamo, ma infatti, all'inizio sentiamo solo rumori, suoni, rumori, musiche. Anche e dentro la pancia della mamma, che poi ci sono familiari con te. Esatto, usciamo, esatto. No? Molti dicono, sì, che bisogna cantare ai bambini, sì, quando ancora stanno in pancia, per cui, diciamo, il suono è una cosa che io considero importante. Ma è di fondamentale importanza. Il tuo arrivo a Roma, tu a Roma ci vivi anche perché... Sì, io ci vivo oramai da oltre 40 anni perché... La capitale io, del cinema anche. Un Roma, po' il, no? cinema era a Roma, un po' io da Bologna ho seguito questo professore che aveva questi progetti etnografici sull'Università di Roma e per cui è stato naturale trasferirmi a Roma e poi quando, diciamo, sono entrato nel cinema, tutto il cinema si faceva a Roma, però il 90% delle cose che ho fatto nel cinema le ho fatte in Sardegna, perché uno racconta qualcosa che conosce bene, qualcosa su cui può dire qualcosa anche di originale, conoscendo bene oltre il territorio, il carattere, le persone. E poi è molto stimolante perché raccontare il mondo da un punto di vista come la Sardegna è illuminante, perché io penso la Sardegna al centro, in qualche modo, del mondo, perché il mare ci separa in maniera uguale dalla Spagna, dall'Africa, dalla Francia, dall'Italia, per cui siamo avere una mi sembra che sia naturalmente internazionale una visione da questo punto, sì, di vista. L'importante è non cadere magari nel folclorico, non cadere in quello già usurato, ma cercare di raccontare l'uomo in maniera profonda e originale. Per cui da questo punto di vista la Sardegna dà sicuramente un vantaggio a un autore che la scelga, sia come scenari, come storie, come ambientazione. Quindi, insomma, mi sembra una cosa importante.
importante. E di questo in tanti nel mondo del cinema si sono resi conto, soprattutto negli ultimi anni. Beh, no? certo, certe cose magari vengono, ogni volta bisogna un po' lottare perché le vedono magari certe persone un po' troppo regionali, altre persone paradossalmente le vedono molto più internazionali, per cui si fa meno fatica a presentare un film sardo in Francia. Io ho vinto tutti i festival francesi di cinema italiano perché si fa meno fatica e si è più originali presentando un film all'estero, mentre invece è magari più difficile in Italia. È un po' un paradosso, però è così, perché diventa più, tra virgolette, esotico, originale una storia fatta qui, insomma. Tra le storie fatte qui da te c'è un bellissimo documentario, ne hai realizzato tanti, su Sant'Efisio, che Vidiolina ripropone sempre nei giorni del primo di maggio. E beh, ti era piaciuto tanto realizzare quel lavoro? Io sono sedilese di origine come parenti, sì, quindi ho quel tipo di imprinting, ma io sono nato e cresciuto qua a Cagliari. E da cagliaritano Sant'Efisio è qualcosa che fa parte proprio della nostra, della natura. Nostra natura. Da etnomusicologo mi interessava raccontare tutto quello che c'è dietro Sant'Efisio, oltre il giorno cruciale dello scioglimento del voto e della sfilata, per cui la vita della confraternita. Sant'Efisio è presente tutto l'anno nella vita della città di Cagliari, nella vita soprattutto dei confratelli, di chi sta più vicino, per cui mi interessava ragionare e far vedere tutto quello che c'è intorno alla fede per il santo, compreso il senso del pellegrinaggio, il senso del camminare insieme. E poi quello, come un altro documentario che ho fatto per Par Condicio sull'Ardia di Sedilo, mi consentiva anche una cosa, di fare un racconto che partisse dalla lingua sarda, cioè chi parlava in sardo in maniera naturale ha fatto tutte le interviste, i suoi interventi usando la lingua. Quella è musica per me, cioè parlare, sia che uno parli in italiano, in francese, in inglese, ma è un suono che poi avvolge quelle immagini, e nel caso della Sardegna è un suono molto, molto pieno, ma anche divertente, perché le interviste fatte alle consorelle in sardo fanno uniche, ridere, sì, ma fanno sono ridere. Naturali. Ed è la stessa cosa che ho fatto adesso con Luigi Lai, perché il suo racconto è tutto in sardo. Ah, quindi una cosa. E avevo prima iniziato tanti anni fa a raccogliere materiale su Luigi, quindi avevo già delle interviste fatte in italiano che ho usato per Passaggi di tempo, che è il film che racconta un po' Sono se memoria, però lui non funzionava, diciamo, se devo dire da regista come regista, non funzionava come vitalità, di come invece quando abbiamo fatto tutto quanto rifatto, quindi in sardo, gli stessi argomenti diventavano più cruciali, più pieni di vita, più belli, più sonoricamente affascinanti. Sì, sì. Per cui sono contento di questo switch che avevo già iniziato tanti anni fa, appunto in Passaggi di tempo, ho iniziato in tante volte, di questo switch sonoro, proprio il piacere del suono. Franco, tu in chiusura sei un regista affermato e sicuramente tanti giovani ti avranno chiesto cosa ci consigli, come possiamo muovere, ecco, i primi passi in questo mondo così difficile, comunque nessuno può garantire il successo. Ti è capitato? Guarda, di io diciamo oramai insegno da 8 anni al Centro Sperimentale, insegno regia, e mi rendo conto che non è facile per i giovani darsi disciplina, perché la rivoluzione tecnologica consente di avere delle telecamere che fanno una buona fotografia, fanno molte cose a mano, non c'è il problema di girare in pellicola, quindi i costi sono bassi, e per cui sembra tutto molto alla portata di mano se si hanno delle idee. Le idee sono sempre importanti, però è importante anche questo mestiere impararlo in una scuola, perché è un mestiere artigianale, non è un mestiere che si impara facendolo, non so come dire. Sì. Per cui c'ha una serie di tecniche che si elaborano man mano che uno fa il lavoro della gavetta, in qualche modo è dalla gavetta cresce, per cui è difficile, le possibilità possono essere tante o possono essere pochissime, perché si sta tutto molto industrializzando, per cui si chiede immediatamente delle professionalità di altissimo livello per lavorare in maniera sempre più veloce, in maniera sempre più industriale, quindi sempre meno tempo per curare un prodotto, e allora in quel caso bisogna essere
competitivi, perché il mercato sta diventando così, per cui se prima una scarpa uno la faceva in un mese, adesso una scarpa la deve fare in una settimana, per cui se uno non ha un'abilità proprio manuale è più difficile poi che ne faccia il suo mestiere, insomma. Magari può fare delle cose artistiche, ma poi se non ci campa non diventa il suo mestiere, insomma. Grazie Gianfranco, buon lavoro. Grazie e auguri alla Sardegna, perché alla siamo Sardegna qui per quello. Ai film che in Sardegna si girano. E speriamo. Dai, grazie. Grazie.